Io partirei direttamente dalla fine, ok? Da quando Allegri è andato in spogliatoio, si è incazzato in una maniera impressionante mentre i nostri giocatori stavano esultando. Ed è giusto così. È giusto così, perché noi abbiamo avuto il giusto atteggiamento solo fino al gol nostro. Poi, cioè, abbiamo a tratti, ok, giochicchiato quant'altro, ma ragazzi, non si può regalare palla ogni qualvolta avevamo la palla noi, porca troia. Non si può. Oggi veramente una cosa impressionante, passaggi, stop. Quelli che secondo me si sono salvati oggi sono, a parte Higuaín per la giocata, per il gol che si è inventato, sono proprio Lichtsteiner e Sturaro, che ci hanno messo due palle così. E sapete quanto soprattutto Lichtsteiner io l'abbia criticato. Sturaro non sono di parte, quando fa delle prestazioni di merda lo dico, però sapevo che lui col centrocampo a 3 e trequartista, lui può rendere meglio, lui può rendere di più. È andato vicino due volte al gol, vabbè, ai piedi di merda, ok, lo sappiamo, anche Gattuso al Milan aveva i piedi di merda, però comunque il Milan non poteva fare a meno di Gattuso, ok. Sturaro, secondo me, oggi ha fatto una delle migliori partite della stagione sua, ok. Gli altri, una cosa impressionante, Alessandro nel secondo tempo che cerca di andare per vie centrali, bastava passarla lateralmente o casomai la butti fuori, la tira addosso al difensore, all'avversario e la fai andare fuori a favore nostro. Si cerca di inventare un dribbling all'interno, perde palla e di poco stavamo per prendere gol. Quelle cose, vedete, quelle cose sono da prendere il giocatore e tirargli due pedate in culo e non fargli giocare la prossima partita, anche se ti chiami Alessandro, perché non si possono fare queste cose. Poi, capitolo Mandzukic. Ha fatto un lavoro eccezionale, eccezionale. Però io avrei levato Mandzukic. E non perché ce l'ho con Mandzukic. È perché in quel momento noi avevamo bisogno di tenere sul pallone. Se Mandzukic mi torna a fare il difensore, non tengo su un pallone ed è come abbassare il baricentro e dare solo la palla alla Roma. Quella è la verità. Poi nei contropiedi, cioè, a parte tutto, loro hanno avuto possesso palla, hanno avuto una o due palle gol. Per cagate nostre, soprattutto sui calci d'angolo, ok? A parte quella cagata di Alessandro. Poi, nei contropiedi, noi potevamo tranquillamente chiuderla 2-3-0 oggi la partita. Nei contropiedi sbagliavamo il passaggio, addirittura con giocatori che non mi aspetto, come Cuadrado e Dybala, rallentiamo il gioco. Ma scherziamo, tu là devi ammazzare l'avversario. Noi potevamo ammazzare la Roma oggi. Nel secondo tempo abbiamo avuto dei contropiedi allucinanti che di solito affondiamo e andiamo dentro, invece no. Oggi no, abbiamo rallentato. Passaggi che soprattutto, non so, allora abbiamo due velocista, mettiamo soprattutto Cuadrado, è un velocista, no? Corre tanto, tutti i passaggi per Cuadrado erano indietro. Cioè, lui, vedi che partiva, il passaggio doveva fare, anzi, doveva stopparsi, ok, e aspettare il pallone che gli arrivasse. Ma come cazzo si fa, ragazzi? Cioè, io oggi prendo atto e prendo come nota positiva i 3 punti, il più 7 sulla Roma, che non è da poco, ok, che per carità, assolutamente. Queste partite sono un po' come i derby, quant'altro, non si vincono tatticamente, cioè si vincono tatticamente soprattutto, ma non tecnicamente. Io infatti non mi aspettavo un calcio spettacolo oggi, ok, chi mi conosce sa. Avevo detto infatti, secondo me finirà 1-0 per una o l'altra squadra. Avevo detto si decideva verso gli ultimi minuti, invece si è deciso prima. Però siamo andati vicini a prendere il gol. Ma per cagate nostre, perché noi non possiamo. Ecco, altro capitolo. E qua mi dispiace tirare le orecchie a Buffon. Buffon non fa più uscite. In area piccola, Buffon, tu devi chiamarla, urlare, una volta ti vedevo urlare, grintoso, trattenere questo pallone e far riposare la squadra. Oggi hai fatto un'uscita di pugni che l'hai buttata a centro area, ok? E il resto, non sei mai uscito quando il cross, il calcio d'angolo è nell'area piccola, con due volte i giocatori della Roma che sono arrivati a così tanto dal gol. E queste cose non devi. Cioè, un capitano, soprattutto un portiere, là deve dare sicurezza alla squadra, deve uscire, prendere il pallone e dire cazzo, o comunque respingerla con i pugni ma lontano, lontano. Poi anche le respinte verso la fine del secondo tempo, le respinte difensive, cioè anche Barzagli ha sbagliato, vabbè, posso anche capire da Barzagli. Rugani forse è l'unico che, nonostante non tenesse secondo me fisicamente Dzeko, però in qualche modo è riuscito a contenerlo. Chiellini così così, però le respinte tra centrocampo, ecco, altra cosa, vabbè. A parte che le respinte difensive
verso la fine del secondo tempo erano sui piedi del giocatore della Roma, ma neanche gliela passavi proprio al limite dell'area di rigore. Queste cose proprio non si fanno. Centrocampo, il centrocampo inesistente a parte Sturaro, perché gli altri, Pjanic probabilmente sentiva molto la partita, e Marchisio poco, Marchisio veramente poco, che dire da un paio di partite che veramente non mi sta piacendo per niente. Nel secondo tempo c'era un taglio, mi sembra sul secondo palo di un nostro giocatore, lui ha provato a fare il tunnel invece di passarla subito tagliata, così che arrivava il giocatore, probabilmente poteva essere gol. Purtroppo il centrocampo oggi non mi è piaciuto per niente, non mi è piaciuto l'atteggiamento nel secondo tempo soprattutto, e i troppi errori che potevano costare caro. E ripeto, oggi prendiamo la vittoria, il più 7 sulla Roma, che è importantissimo, la 25esima vittoria consecutiva in campionato in casa, che è importantissima. Dedichiamo questa vittoria alle Ricchi, dato che 10 anni fa, il 15 dicembre, 10 anni fa sono morti a Vinovo, e quindi questa vittoria va dedicata solo ed esclusivamente a loro. Però per il resto, ragazzi, zero. Per il resto, vabbè, non è che sono come altri catastrofici, squadra di merda da buttare. No, vabbè, ci sta, una partita così ci sta, e in queste partite bisogna portare a casa i 3 punti. Questa è la verità. Capitolo arbitro, perché bisogna farlo. Una cosa allucinante, io non vorrei neanche esprimermi, ma veramente impressionante da una parte all'altra. So che nel secondo tempo poi, siccome i romanisti hanno pianto tutta la partita, i giocatori di Roma hanno pianto tutta la partita, poi nel secondo tempo non fischiava più un cazzo a noi, e si vedeva, ma non è per attaccarmi all'arbitro, è che da un arbitro di personalità, Nainggolan ti viene a protestare 2-3 volte e lo ammonisci subito, ok? Non che lo fai protestare, che poi protesta uno, protesta Zecco, protesta l'altro, protesta quell'altro. Secondo tempo addirittura praticamente hai fischiato come volevano loro, anzi nel secondo tempo da una parte e dall'altra hai fatto praticamente arbitrare i giocatori, è una cosa grave per un arbitro, da una parte e dall'altra, sto dicendo. Però vabbè, comunque a parte questo, vittoria importantissima, più 7, 25esima vittoria consecutiva in casa in campionato, come ho già detto. Finiamo il campionato quindi a più 7, aspettando ovviamente la Roma e il Milan, che giocheranno mercoledì. Noi non giocheremo, quindi con una partita in meno potremo comunque al massimo, al minimo andare a più 4, ok? Quindi bene così, benissimo così, e venerdì c'è la Supercoppa Italiana alle 17:30, se non mi sbaglio, su Rai 1. Un saluto a tutti, sempre fino alla fine forza Juventus, però ci sono tante tante cose da migliorare, che sicuramente Allegri migliorerà, anche se secondo me ha sbagliato a non mettere Dybala un pizzico prima, secondo me. Comunque, detto questo, un saluto a tutti e forza Juve.